volte che leggo un libro che mi è piaciuto e che lo ricolloco nello scaffale della biblioteca, mi trovo a pensare una cosa un po' ingenua, ma lo voglio dire lo stesso, ma guarda cosa mi nascondeva questo libro. E quindi mi guardo attorno e penso chissà quante cose ancora belle che posso leggere. Sono Claudia Cacciari, la responsabile della Biblioteca Scandellara Mirella Bartolotti del quartiere San Donato San Vitale. La lettura ha rappresentato da sempre per me un aspetto importantissimo della mia vita e ho avuto la fortuna di farlo diventare anche il mio lavoro, parte del mio lavoro. È chiaro che essendo responsabile non posso fare e leggere tutto quello che vorrei e che vedo passare dagli scaffali delle colleghe, però è comunque un mestiere in mezzo ai libri. Mi chiamo Ilaria Bartolotti, sono responsabile della biblioteca Luigi Spina che si trova nel quartiere San Donato San Vitale, più precisamente nella zona Pilastro. Ho scelto questo mestiere in seguito all'esperienza di servizio civile che ho svolto alla biblioteca Ariostea di Ferrara. Quello che mi rendeva particolarmente felice nello svolgere questa attività era la possibilità di aiutare le persone a trovare le informazioni di cui hanno bisogno, consigliare loro i libri e i documenti più adatti per rispondere a certi bisogni, che possono essere bisogni di informazione oppure semplicemente per coltivare il piacere della lettura. Credo che la lettura, oltre ad essere un'esperienza individuale molto importante, possa essere anche in alcuni casi condivisa. E l'altro aspetto importantissimo che trovo nella lettura è quello di conoscere o approfondire cose che non conoscevo e vivere le vite degli altri. E questo mi ricorda sempre il grande Umberto Eco quando dice che chi non legge avrà vissuto una sola vita, la propria, e chi legge ha vissuto le vite di tanti, anche di 5.000 anni fa. A me capita di rileggere i libri, anzi è un'operazione che faccio spesso, quella di rileggere, anche perché lector in fabula, cambiamo sempre. Le città invisibili di Calvino, per esempio, l'ho riletto con una diversa angolatura, per l'appunto nel momento in cui mi sono appassionata all'idea di città e al trekking urbano. Mi chiamo Anna e ho insegnato storia e filosofia in un paio di licei di Bologna fino a circa 10 anni fa. Dal momento in cui sono andata in pensione mi sono riciclata, dedicando molto tempo, all'associazione Trekking Italia e per questa associazione sono poi diventata socia accompagnatrice. Per diverso tempo ho accompagnato percorsi anche molto lontani e poi invece da alcuni anni mi occupo particolarmente di trekking urbano. Il rapporto di questa biblioteca con il suo quartiere è un rapporto di lunga data, infatti la biblioteca viene aperta nel 1972, pochi anni dopo la fondazione del Pilastro che risale al 1966. L'origine di questa biblioteca è legata a una precisa volontà dei primi abitanti del Pilastro che chiedono non soltanto i servizi di base come l'acqua potabile, il riscaldamento, i trasporti, ma chiedono anche di avere le scuole e la biblioteca, quindi servizi culturali e servizi educativi. Ho aderito al progetto di trekking urbano tra una biblioteca e l'altra, d'accordo con le bibliotecarie, abbiamo scelto non di fare il percorso più breve, ma di fare il percorso più interessante. Io abito nel quartiere San Donato San Vitale e quindi sono particolarmente legata, anche affettivamente legata, da una parte alla Scandellara e dall'altra al Pilastro, per cui c'era una motivazione affettiva forte nei confronti di questo territorio che sento come il mio territorio particolare di cittadina.
Dall'altra mi è piaciuto molto questo progetto di legare cammino sul territorio e lettura. Io stessa normalmente, quando capita, porto con me un libro durante un trek, se c'è connessione leggo delle cose. La Biblioteca Scandellara Mirella Bartolotti nasce nell'85, quando ancora le biblioteche erano proprio di gestione dei quartieri, dei singoli quartieri. E quindi il rapporto col quartiere è sempre stato molto intenso, e anche con i cittadini, perché la caratteristica delle biblioteche di quartiere rispetto magari a quelle centrali è proprio quella di essere dentro il quartiere, vicino alle case delle persone. Il percorso che collega la Biblioteca Scandellara alla Biblioteca Spina è un percorso molto interessante. Partiamo da un parco in cui la Biblioteca Scandellara è immersa e arriviamo a un parco intitolato a Pierpaolo Pasolini, che è a pochissima distanza di fatti dalla Biblioteca Spina del Pilastro e contiene tra l'altro le sculture di Nicola Zamboni. Vuol dire che nelle periferie noi troviamo l'arte contemporanea, quindi c'è non solo la traccia di quello che c'era, ma anche il segno della modernità. Gli abitanti vedono questa biblioteca come un punto di riferimento. Il Pilastro ha una conformazione tale per cui non esiste una vera piazza. Di conseguenza la piazza reale d'incontro è lo spazio antistante la biblioteca, e per molti la biblioteca è proprio un punto di passaggio, non solo per gli abitanti più maturi, ma anche per gli adolescenti, per i bambini e per le famiglie. La Biblioteca Scandellara ha una particolarità. È a qualche minuto da una via trafficatissima che è via Massarenti, ma è anche immersa in un ambiente quasi agricolo, nel senso che siamo ancora tornati da campi che in certe stagioni si riempiono di papaveri. E l'area è ricca di servizi, oltre alla biblioteca c'è una sala prove musicali, ci sono le scuole, le palestre, l'asilo nido e le materne. Quindi è proprio un polo di servizi in cui i cittadini trovano veramente tante risorse. Il ricordo più strano legato a questa biblioteca è stata la manifestazione che è stata organizzata spontaneamente dai cittadini in seguito alla famosa scampanellata di Salvini, che si è svolta qui a poche centinaia di metri. I cittadini hanno reagito con una manifestazione pacifica e il luogo di questa manifestazione è stato proprio lo spazio esterno della biblioteca. E mi ha molto colpito che i cittadini abbiano appunto scelto la biblioteca come luogo fulcro per comunicare qualcosa, per dare un'immagine diversa di quello che è il territorio e per scardinare anche i pregiudizi che sono legati a questo territorio. Il rapporto sulla città è stato sviluppato e approfondito negli ultimi anni con una serie di servizi coordinati, come per esempio il prestito fra biblioteche, che noi chiamiamo PIC amichevolmente, cioè il prestito circolante. I libri da qualunque punto della città, ma anche della provincia, perché abbiamo fatto rete anche con la città metropolitana, arrivano nella biblioteca che il lettore desidera. Nell'ultimo periodo, segnato dalla pandemia e dalla situazione sanitaria, le biblioteche si sono dovute adeguare e diciamo aggiornare quasi settimanalmente a nuove modalità di erogazione del servizio. Quello che noi facciamo quotidianamente, di accompagnare i lettori e le lettrici di qualsiasi età fra gli scaffali per aiutarli a scegliere, a dare indicazioni, lo abbiamo fatto o telefonicamente o tramite mail, ma anche tramite tablet, andando proprio tra gli scaffali e mostrando alla persona che è a casa i libri e gli scaffali della biblioteca, in modo che a quel punto potesse scegliere.
Il servizio di prestito a domicilio sarebbe nato comunque, lo stavamo già organizzando ed è arrivato in un momento, devo dire, fondamentale, cioè nella situazione pandemica con le biblioteche chiuse si è rivelato un servizio essenziale. La cosa importante da ricordare è che continuerà comunque, cioè è a disposizione di chi in un certo momento della propria vita non riesce ad andare personalmente in biblioteca. I nostri lettori e le nostre lettrici ci dicono sempre quanto è importante per loro venire in biblioteca, non solo per i libri o per le opportunità o per i servizi di cui usufruiscono, ma anche come incontro con altre persone, non solo i bibliotecari e i bibliotecari. Ma la biblioteca è uno spazio aperto dove ognuno può girare, prendere il libro, portarlo al prestito, toccarlo. Cosa che apprezzo ulteriormente sono la serie delle attività. Propone passeggiate, come nel caso delle due biblioteche di cui parlavamo prima. Sono stata portata in libreria fin da bambina. La libreria che io frequentavo era una libreria con un vecchio pavimento di legno che mandava un suo odore mescolato a quello della carta dei libri. Il che ha costituito nelle mie narici una traccia indelebile. Quando sento questo odore ha un fortissimo richiamo a quello che è stato il mio passato e mi tornano in mente veramente le immagini delle persone, addirittura delle pagine di alcuni libri che ho letto in quell'ambiente, in quella situazione. Si pensa sempre che i bibliotecari leggano durante tutto il giorno, in realtà non è così. I bibliotecari, come tutte le altre persone in genere, leggono prima di dormire. Un particolare che è legato alla mia lettura serale a letto è senza dubbio il mio comodino, dove accumulo tutti i libri che intendo leggere nelle settimane successive, che in giapponese ha proprio un termine, si chiama tsundoku, cioè appunto questa tendenza ad accumulare libri senza poi leggerli, perché purtroppo non si trova mai il tempo per farlo. A Maurilia il viaggiatore è invitato a visitare la città e nello stesso tempo a osservare certe vecchie cartoline illustrate che la rappresentano come era prima. Per non deludere gli abitanti occorre che il viaggiatore lodi la città nelle cartoline e la preferisca a quella presente, riconoscendo che la magnificenza e prosperità di Maurilia diventata metropoli, se confrontate con la vecchia Maurilia provinciale, non ripagano d'una certa grazia perduta, la quale può tuttavia essere goduta soltanto adesso nelle vecchie cartoline, mentre prima, con la Maurilia provinciale sotto gli occhi, di grazioso non ci si vedeva proprio nulla, e meno che meno ce lo si vedrebbe oggi, se Maurilia fosse rimasta tale quale e che comunque la metropoli a questa attrattiva in più, che attraverso ciò che è diventata si può ripensare con nostalgia a quella che era. Le vecchie cartoline non rappresentano Maurilia com'era, ma un'altra città che per caso si chiamava Maurilia, come questa.